Oggi andremo a scoprire e vedere come funziona l'effetto che probabilmente è quello più importante per la chitarra elettrica, ovvero la distorsione. E quindi innanzitutto andiamo a vedere cosa significa distorsione. Distorsione letteralmente significa qualcosa che distorce la nostra forma d'onda, ovvero qualcosa che cambia forma a quell'onda. Tant'è vero che nel mondo digitale l'algoritmo più semplice di base per generare della distorsione si chiama wave shaper, ovvero scolpitore d'onda, cioè qualcosa che appunto dà una forma all'onda. È il modo con cui si stabilisce che forma debba avere quest'onda, cioè come viene modificata quella originale per ottenere un certo risultato, si stabilisce attraverso quella che è chiamata funzione di trasferimento. In sostanza, quello che fa questa funzione è stabilire che, ad esempio, un punto dell'onda ad una certa intensità, nel prodotto di questa funzione, cioè nella forma d'onda finale, dovrà avere un'intensità diversa rispetto a quella che avevamo in ingresso. In realtà, però, il termine distorsione è piuttosto generico, in quanto esistono tantissimi modi diversi per distorcere una forma d'onda. Quella che noi chitarristi chiamiamo distorsione, in realtà sarebbe meglio chiamarla clipping o saturazione, in quanto è proprio la distorsione generata, almeno in ambito analogico, dallo spingere oltre i limiti l'apparecchio che stiamo utilizzando, che questo sia un pedale o un amplificatore e via dicendo. Infatti, quando facciamo ciò, la nostra onda viene compressa e, nei casi più estremi, proprio nettamente tagliata nei punti di maggior ampiezza. E facendo questo si modifica appunto la forma e vengono generate le armoniche, che sono frequenze multiple di quella fondamentale. Se prendiamo ad esempio una sinusoide di 100 Hz, le armoniche che si possono formare saranno appunto i multipli di 100 Hz, ovvero 200, 300, 400 e così via. Questi multipli si distinguono in armoniche pari e dispari, cioè le pari ovviamente sono 200, 400, 600 e così via, mentre le dispari sono 100, cioè la fondamentale, 300, 500, 700 e via dicendo. Voi direte, ma da dove nascono queste frequenze aggiuntive che nel segnale originale non c'erano? Beh, è l'atto stesso di modificare la forma d'onda che le crea. Infatti, l'unica forma d'onda che contiene una sola frequenza è la sinusoide. Nel momento in cui cambiamo forma a questa sinusoide, generiamo un'altra forma d'onda che può essere scomposta in tante altre sinusoidi di diverse frequenze. Ed in sostanza è la somma di queste sinusoidi a dare la forma d'onda finale. Quali armoniche verranno generate invece dipende anche dalla simmetria o asimmetria del clipping. Clipping simmetrico significa in sostanza che la semionda positiva e quella negativa della sinusoide vengono distorte allo stesso modo, mentre un clipping asimmetrico è quando queste due semionde vengono distorte in modo diverso. Nel primo caso, col clipping simmetrico, vengono generate soltanto armoniche dispari, e questo per una questione prettamente geometrica. Infatti le armoniche dispari sono quelle che mantengono la simmetria anche dell'onda stessa. Infatti, come vedete, all'interno di una semionda, ad esempio la terza armonica avrà esattamente tre oscillazioni e quindi rimane simmetrica rispetto alla semionda della fondamentale. Mentre le armoniche pari che si generano con un clip asimmetrico vanno a rompere questa simmetria nella semionda. In sostanza, per mantenere la simmetria serve che gli armonici abbiano un picco al centro e quindi corrispondente al picco della fondamentale. Di conseguenza, viceversa, l'unico modo per ottenere degli armonici che rompono questa simmetria, cioè degli armonici pari, è quella di rompere la simmetria anche dell'onda, cioè clipparla in modo asimmetrico. In sostanza, più asimmetrica è l'onda, maggiore sarà la quantità di armonici pari presenti nel segnale. Raggiungendo l'estremo, quando una semionda rimane uguale a quella in ingresso, cioè non viene distorta, mentre l'altra semionda viene clippata, tagliata completamente. Questo è l'unico caso in cui avremo soltanto armonici pari presenti nel segnale.
E quindi da cosa viene generata la distorsione nel mondo analogico e da cosa dipende questa simmetria o asimmetria del clipping? Come già detto in precedenza, la distorsione viene generata quando si va oltre i limiti di un dispositivo, o per meglio dire di un componente. Infatti la distorsione può essere generata praticamente da qualsiasi componente all'interno di un circuito elettronico. In ambito chitarristico però i maggiori indiziati sono sempre valvole, transistor e diodi. E per ognuno di questi il limite è dettato dal voltaggio in ingresso, cioè il voltaggio massimo che può avere il nostro segnale per far funzionare, operare questi componenti in modo lineare. Almeno per quanto riguarda le valvole e i transistor, dipende intanto dal voltaggio di alimentazione di questi. Infatti il segnale in uscita non può mai superare quello di alimentazione. In sostanza, quando il voltaggio in uscita da questi componenti è superiore appunto al loro limite, avremo un clipping totale del segnale. Poi sempre nel caso delle valvole e dei transistor dipende anche da come sono polarizzati, cioè in sostanza all'interno di un circuito elettronico si stabilisce il punto di bias, cioè il voltaggio centrale attorno a cui il nostro segnale può oscillare. È una delle possibili cause di asimmetria è proprio questo bias. Infatti se non viene centrato bene, per così dire, cioè se viene lasciato più margine per i voltaggi positivi rispetto a quelli negativi, avremo l'effetto che la semionda negativa verrà clippata prima rispetto a quella positiva, e questo genera clipping asimmetrico. In realtà però questa asimmetria in molti casi è voluta proprio per generare delle armoniche pari che rendono un po' più caldo il suono. Un'altra causa di asimmetria, in questo caso magari meno voluta, è invece la tolleranza di costruzione delle stesse valvole o transistor. Infatti, specialmente in design push-pull, cioè circuiti in cui ci sono coppie di valvole o transistor che si occupano rispettivamente uno della semionda positiva e l'altro della semionda negativa, succede che se i due componenti non hanno esattamente le stesse caratteristiche, cosa molto probabile, uno dei due amplificherà di più il segnale rispetto all'altro e anche questo causerà appunto una simmetria. Nel caso dei diodi invece questo voltaggio limite è dettato proprio dalla costruzione del diodo in sé. Infatti la distorsione generata dai diodi funziona in modo un po' diverso, in quanto i diodi non sono i componenti addetti ad amplificare il segnale, ma invece vengono utilizzati per far sì che il segnale venga scaricato a massa quando oltrepassa un certo voltaggio, e questo crea pure clipping, cioè in sostanza vanno a tagliare sempre i picchi dell'onda oltre un certo voltaggio. Sempre nel caso dei diodi, la simmetria, oltre che alla tolleranza di costruzione, può essere ottenuta mettendo ad esempio due diodi orientati in un senso e uno nell'altro, oppure due tipi di diodi diversi, uno per la semionda positiva e l'altro per quella negativa. Insomma, con i diodi si può sperimentare un bel po', infatti basta vedere tutte le varianti di tube screamer che esistono al mondo e vedete che ogni costruttore sceglie la configurazione che più gli aggrada per ottenere il clipping voluto, simmetrico o asimmetrico che sia. Tutti questi componenti comunque hanno in comune il fatto che la distorsione viene generata quando si oltrepassa quel limite. In realtà però ci sono delle differenze che dipendono sia dal tipo di componente di cui stiamo parlando, ma anche da come è stato realizzato il circuito. E questa differenza è la durezza del clipping, cosa di cui avevamo già parlato nel video riguardo alle casse. Se ve lo siete persi, lo trovate qui. La durezza del clipping in sostanza è l'andamento della nostra funzione di trasferimento, cioè più è ripido l'andamento di questa funzione, più il clipping sarà duro e quindi più brusco sarà il passaggio dal segnale pulito a quello totalmente distorto. In linea generale le valvole tendono ad avere un clipping molto morbido, ciò significa che già a bassi livelli di segnale viene introdotta una certa quantità di armoniche. La differenza di livello fra quando iniziano ad essere udibili queste armoniche e quando invece si raggiunge il limite, cioè il clipping totale, è molto ampia.
Per i transistor invece solitamente il clipping è abbastanza duro, nel senso che il range in cui avviene questa transizione è molto più stretto e quindi diciamo basta una variazione più piccola di segnale per passare dal comportamento lineare, dal segnale pulito in sostanza, alla distorsione. Il clipping più duro di tutti invece è quello che si ottiene appunto clippando un segnale digitale, ovvero oltrepassando gli 0 decibel full scale quando si fa una conversione analogico digitale o viceversa. In quel caso non c'è proprio transizione, in un punto infinitesimale si passa da un segnale pulito ad uno distorto, proprio perché nel mondo digitale non c'è niente di per sé che generi distorsione, se non quando finiscono i bit a disposizione per rappresentare il segnale, e in quel caso si ha un taglio netto delle creste dell'onda, il che produce quella distorsione orribile che sicuramente avrete già sentito quando sbagliate a regolare i livelli di un'interfaccia audio, ad esempio. Tutto quanto detto finora sembra funzionare in modo abbastanza chiaro e lineare, almeno spero che la spiegazione lo sia stata. Però tutto questo funziona così solo finché uso come segnale un'onda sinusoidale, cioè una sola frequenza. Cosa succede quando invece il nostro segnale è più complesso? Vediamo ad esempio cosa succede se aggiungo un'altra sinusoide di frequenza diversa rispetto alla prima. In questo caso ne ho aggiunta una a 140 Hz e vedete che compaiono un sacco di altre frequenze. Questa in sostanza è quella che si chiama distorsione di intermodulazione. Praticamente queste due sinusoidi vanno a creare altre armoniche che però non sono strettamente correlate con le due fondamentali. Infatti queste nuove frequenze che si creano sono quelle corrispondenti alla somma e alla differenza tra le due frequenze. Infatti vediamo che se ne forma una a 60 Hz, cioè a 140-100, ce ne sarà un'altra a 240 e poi anche queste a loro volta fanno la stessa cosa con tutte le altre frequenze presenti e quindi diventa un casino totale. Ovviamente c'è il modo per calcolare tutte le frequenze che si formano, ma nel momento in cui poi abbiamo veramente un segnale complesso, cioè quello di uno strumento musicale, diventa praticamente impossibile tenerne traccia. E da questo capite perché, ad esempio, una chitarra elettrica distorta già suonando un bicordo, il suono è molto più grosso e più invadente rispetto a un accordo suonato con tutte e sei le corde su un suono pulito o su una chitarra acustica, proprio perché vengono a crearsi tutte queste frequenze aggiuntive. Questo forse è anche un buon modo per mostrare il perché quando si suonano parti ritmiche è bene non esagerare con la distorsione, altrimenti si finisce per avere un rumore più che un suono. Cioè magari in certi generi ci sta anche quello, però in linea di massima diciamo che non è proprio l'ideale. Se vi interessa comunque avere un suono intellegibile e in cui si capisca che note state facendo. A questo punto direi che possiamo anche concludere qui il video. In realtà l'argomento è ancora molto vasto, però vedete che man mano andiamo avanzando e aggiungendo variabili diventa sempre più complicato e probabilmente anche fuori dalla mia portata. Però spero che con questo video vi abbia chiarito un po' le idee su cos'è la distorsione e come si genera. Il mio scopo era più che altro quello di darvi un'infarinatura generale su questo argomento, perché penso che comunque avere certe nozioni poi risulti utile anche quando si mettono in pratica, cioè quando vi fate i suoni o quando decidete di comprare un determinato pedale o amplificatore. Magari sapendo cosa succede al suo interno riuscite a sfruttarlo meglio. E niente, detto questo vi mando un saluto. Vi do appuntamento al prossimo video, che sarà sempre collegato a questo argomento, visto che parlerà del blocco drive sui sistemi fractal. Infatti l'idea di fare questo video è venuta da quello, cioè di fare un video propedeutico, in modo che poi quando andrò a parlare del blocco e dei controlli disponibili all'interno di questo, magari abbiate già abbastanza chiari alcuni concetti, per capire meglio cosa fanno i controlli, appunto. Mettete un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora già fatto,
perché comunque vedo dalle statistiche di YouTube che il 75% di voi che guardate i miei video ancora non vi siete iscritti al canale. E insomma, se cliccate quel pulsante mi fate un grosso piacere. E niente, con questo è tutto. Alla prossima, ciao!